Oggi siamo qua per parlarvi del nuovo smartphone Blackview che mi hanno gentilmente mandato da provare, da testare. Per lo sponsor, come sempre sapete ragazzi, che io ringrazio sempre gli sponsor. Allora, il telefono è un Blackview, il modello è BL8000, ovviamente powered by Android. Praticamente ha una capacità della batteria al litio di 8800 mAh. Allora, un po' di caratteristiche hardware: 12 GB di RAM, 512 GB di ROM, telecamera frontale da 16 megapixel, telecamera posteriore da 50 megapixel più 8 megapixel. La cosa figa di questo telefono è che ha uno schermo posteriore che poi andremo a vedere. Quindi sul retro del telefono c'è uno schermo, ti fai la foto anche non selfie dal retro del telefono e ti puoi vedere. La risoluzione è 1080x2460 HD più octa-core 2.6 GHz. Dimensioni sono 179.5 x 82.6 x 17 mm. Niente, direi che possiamo andare a procedere all'apertura di questo smartphone. RAM 24 GB, scusate, perché qua c'è scritto scemo io, è 12 più 12, infatti è 24 GB di RAM, 12 più 12. Benissimo, andiamo ad aprire questo nuovo smartphone fiammante. Comunque ragazzi, spedito, oggi che giorno è? È giovedì, ieri era mercoledì, no, sì, è giovedì, è arrivato mercoledì, l'hanno spedito martedì da Hong Kong, DHL Express, ve lo consiglio, velocissimo. Allora, togliamo la pellicola. Allora, dentro, come si vede, abbiamo il telefono. Ah, mi sono dimenticato di dire che è un telefono rugged, però per essere rugged, cioè rispetto al mio rugged che ho AGM5 Pro, anche quello sponsor chiaramente, figurati se pago gli smartphone. Questo qua è molto più piccolo, fighissimo da vedere per adesso. Dentro, vabbè, c'è il manuale. Il telefono è questo, come si vede, questo è il retro, tutto impermeabile, waterproofed. C'è il cavo di ricarica USB-C. O Type-C, come dicono gli inglesi, e c'è anche l'adattatore per la 220. Per il resto, il gioco è finito. 6.78 FHD più in cell screen, 12 più 12 RAM, quindi 24 di RAM, 512 di ROM, 8.800 la batteria, abbiamo detto. Frontale, la fotocamera è 16 megapixel, retro 50 più 8. Dietro, come vi ho detto, qua qui ha le tre fotocamere e anche uno schermo per vedersi, quindi direi che lo possiamo accendere. Telefono acceso, Blackview powered by Android. Potremmo anche togliere, vabbè, lasciamo tanto. Allora, rispetto al mio AGM pesa molto meno. Questo qui è rugged, rugged vuol dire, ragazzi, che praticamente se ti casca non si rompe. Ovviamente io non farò come tanti altri che lo lanciano perché non me ne frega niente, vado sulla fiducia perché lo so, perché poi si sbecca lo stesso. Non credete quando lo tirano e non si rompe, si sbecca, un po' di segni li fa, quindi evitiamo. Giustamente c'è il settaggio. Hi there! Ciao bro, linguaggio Stati Uniti no, mettiamo italiano. Connette la rete mobile, vabbè, adesso ragazzi lo imposto e poi ci vediamo più tardi. Ragazzi, mi sono dimenticato che abbiamo gentilmente occupato il camper di Monica per fare la review, così da avere una località diversa. Niente, preparazione del telefono. Come si vede dietro c'è il suo schermo, in questo caso ora ci sta dicendo le ore che sono le 9:10 del 7 marzo ed è giovedì, e la ricarica del telefono che ha il 99% di batteria. Allora, primo impatto, devo dire, come ho detto prima, che rispetto al mio è molto più leggero, essendo rugged, i telefoni rugged si sa che sono un po' pesantucci, però questo qui lo posso tirare in testa a quello che viene qua al villaggio rompere i coglioni e non si spacca. Ora praticamente stiamo trasferendo le impostazioni di un telefono, cioè di quello vecchio, su quello nuovo. Quindi sto verificando e cercando un dispositivo nuovo su quello vecchio, tutte roba che è una rottura di palle, ma vanno fatte. Ora praticamente sto copiando tutti i miei vari account, quindi YouTube, Instagram, fa in automatico, basta tenere i dispositivi così vicini, fa tutto in automatico. Santo Google, vai. Ah, poi ragazzi, adesso smanettando mi sono accorto che si può fare lo switch anche dal retro dello schermo. Vedete?
Figo. Beh, la storia, questo Blackview BL8000, per adesso ragazzi sembra una figata aliena. Manca un minuto circa alla copia dei miei dati, quindi direi che tra un minuto ci risentiamo connessi sempre ragazzi. Qua è sempre da dire questo, il villaggio full timer si va avanti come un treno, come un battello a vapore, proprio come il nonno camper, bam 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 bam. Allora, abbiamo fatto la prova, il telefono va benissimo, devo ancora un attimo capire un po' le cose, scaricarmi tutte le mie belle applicazioni super ultra fighe. Allora, il telefono funziona, ha copiato esattamente tutto, anche il mio sfondo. Adesso piano piano mi risistemo un po' le... eccolo qua, vai, anche... ha anche copiato la notifica della PlayStation che è mia, pazzesco. Allora, dicevo che reagisce bene col touch, come si vede. Adesso devo sistemarvelo un po' con le applicazioni messe a modo mio, eccetera eccetera. Allora, essendo rugged, il telefono dovrebbe essere indistruttibile, cosa che era come il mio vecchio AGM 5 Pro. Non lo lancio da nessuna parte, quello nuovo, come non ho fatto con quello vecchio, ovviamente, perché cosa succede? Allora, sono sì indistruttibili, hanno vetro temperato, tutto quello che vuoi, eccetera eccetera, però cadendo si rovina pochino l'involucro indistruttibile che c'ha, cioè i segni ci sono. Quindi a me non me ne è fotto un cazzo di lanciare il telefono per fare la prova, sulla fiducia va bene. E niente ragazzi, che dirvi, qua i lavori a villaggio vanno alla grande. Ringrazio Mia per avermi mandato questo telefono sapendo i lavori che stiamo facendo. Giustamente, se mi casca mentre tiro sul cemento le pietre, non succede un cazzo, dovrebbe essere così. Quindi ragazzi, che dirvi, allora per questo video è tutto. Lo so che le cose le dico 3000 volte, ma ringrazio ancora Blackview per avermi mandato questo modello BL8000 fresco di zona, capo. In descrizione troverete il link, se lo volete acquistare fate voi, a me non me ne frega niente, tanto io ce l'ho qua. E niente ragazzi, bella storia, noi ci vediamo al prossimo video. Ah, oggi che giorno è? Oggi è giovedì e oggi arriva la nuova bicicletta, sempre e-bike, il modello più figo ragazzi, quindi restate sintonizzati per nuove recensioni, nuovi sponsor, king dello sponsor. Ringrazio anche quei miei ex amici che invece di volermi bene mi fottevano, mi chiedevano gli sponsor, io stupido gli davo tutti i link e le mail, adesso non capiterà mai più se non per d'imparo e per indirizzo sconosciuto. Bella storia e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bentornati ragazzi, a distanza di un mese e mezzo siamo ancora qua connessi col nostro Blackview, con lo sfondo diverso che l'ha cambiato Daphne. Per chi lo vuole acquistare il Blackview, allora c'è il link in descrizione come sempre. Dal 7 che è già passato, da 7 aprile al 14 aprile, quindi avete ancora 2 giorni per acquistarlo con lo sconto. Allora, praticamente costa $999.99 più 100 euro di coupon, più 50%, ragazzi, affrettatevi, 50% di sconto. Il codice è LXGAQJFH, ve lo metto sul video. Promotional date dal 7 al 14, il video esce dopo, vabbè, comunque trovate il codice sconto. E allora, se lo comprate costa fino al 14 col mio sconto più il coupon, lo pagate $400, se no costa $1000 ragazzi, $1000, 1000k sulla pay, non accettiamo bonifico. A parte gli scherzi, ringrazio ancora Blackview e noi ci vediamo come sempre al prossimo video.